Fidanza, mi dice la sua. Io devo dire che rimango sempre più perplesso quando si applicano delle categorie morali a delle scelte che in realtà attengono a tutt'altre sfere, in buona parte attengono alla sfera della decisione politica e per quanto riguarda la decisione del singolo di vaccinarsi alla libertà personale. Lo dico perché noi siamo in presenza di uno strumento come il vaccino, che io ho fatto e lo rivendico, quindi non ho diciamo un dubbio sul fatto che possa essere utile, che però viene santificato in questa fase come se fosse la soluzione al problema del Covid. Io credo che tra i doveri morali, a proposito dei doveri morali, ci dovrebbe essere quello delle istituzioni pubbliche, della politica, degli addetti ai lavori, di dire la verità. E la verità ci dice, per esempio guardando al caso di Israele, che è partito alcuni mesi prima rispetto a noi con una campagna vaccinale molto massiva e molto ben riuscita, che purtroppo a distanza di mesi i contagi sono in un aumento spaventoso e persino le terapie intensive si riempiono in misura significativa di persone vaccinate con doppia dose. Il che vuol dire che lo strumento che noi stiamo santificando ha certamente una sua utilità, riduce in prima battuta le ospedalizzazioni come è accaduto fino adesso da noi, ma evidentemente da solo non basta. Allora, io penso che noi dobbiamo cominciare a ragionare di questo, anziché continuare sulla strada di dividere i buoni, i cattivi, moralmente degni, quelli che si vaccinano, indegni, pazzi, psicotici, violenti, quelli che per loro scelta non lo vogliono fare. La domanda che la politica si deve porre è: basterà tutto questo o fra due mesi ci ritroviamo esattamente come Israele e dovremo quindi trovare delle nuove soluzioni? Ecco, mi aspetterei un supplemento di riflessione su questo. Invece chiunque pone dei dubbi o fa domande lecite, credo, come quelle che sto facendo io stamattina, viene bollato, sei un Novax, peraltro ripeto, io l'ho fatto e non sono un Novax, e non se ne parla più. Ecco, io invece dico proprio che, nella logica di cercare di sconfiggerlo questo virus, che dobbiamo cercare gli strumenti giusti, che purtroppo non sono il Green Pass e tutte le limitazioni che stiamo vivendo, perché il Green Pass non limita in assoluto il contagio, sì. E anzi dà una falsa sicurezza del fatto che siccome il Green Pass col vaccino non contagio e non mi contagio, e sappiamo che invece non è così. Allora, peraltro, si può parlare liberamente, lecitamente di questi argomenti, oppure si viene subito bollati come dei pazzi pericolosi?